Federica Rossi, e mi occupo del Museo della Calzatura da circa 20 anni. Il museo si trova a Stra in Riviera del Brenta e all'interno del complesso seicentesco di Villa Foscarini Rossi e raccoglie la testimonianza dell'attività del calzaturificio Rossi Moda, una manifattura che esiste dal 1947, ma che dall'inizio degli anni 60 collabora con le più grandi case di moda del panorama internazionale. Il museo raccoglie 1350 modelli di calzature femminili di lusso prodotti proprio in collaborazione con questi grandi brand. Il museo esiste dal 1993 grazie all'intuizione di Luigino Rossi, il suo fondatore e imprenditore del calzaturificio, che ha deciso di creare questo salotto buono, dove testimoniare i suoi grandi successi. Il museo, racconta l'evoluzione, del costume attraverso questo accessorio, raccogliendo le calzature divise per griff e mostrando così il contributo di ogni stilista all'evoluzione della moda in un determinato periodo di tempo che corrisponde alla collaborazione con la manifattura attraverso l'accessorio calzatura. Vi è un altro criterio che abbiamo deciso di utilizzare per mostrare i nostri pezzi, che è quello della provenienza geografica della casa di moda. Al piano terra abbiamo gli anglosassoni, le case di moda americane, inglesi e tedesche, e al primo piano i mediterranei, cioè i francesi, gli spagnoli e gli italiani, perché la calzatura è un accessorio che deve bilanciare esigenze estetiche con esigenze funzionali e ci siamo resi conto che la provenienza geografica della casa di moda condiziona una maggior propensione per gli aspetti pratici piuttosto che per gli aspetti estetici. Questo non fa che avvalorare la scelta del nostro contenitore, una villa veneta, perché? Perché i frutti di questa terra sono proprio la civiltà delle ville venete e il distretto calzaturiero. E noi siamo convinti che un certo tipo di buon gusto, un certo senso dell'armonia e dell'equilibrio dato dalle architetture che ci circondano abbia influenzato la produzione raffinata di questo territorio.